Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale DL Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi ho il piacere di avere come ospite Matteo Licini, counsel del nostro Dipartimento di Litigation e il nostro super esperto di class action. Buongiorno Matteo e grazie di aver accettato il nostro invito. Oggi parleremo di class action e l'impatto di queste nuove tipologie di class action nel mondo della tecnologia e della privacy. Matteo, però, negli ultimi mesi c'è stato un cambiamento importante. È stata introdotta la nuova figura dell'azione rappresentativa e prima mi raccontavi che l'azione rappresentativa rientra nel mondo delle class action, ma è leggermente diversa da quella, diciamo, tradizionale. Ce ne parli un attimino? Certo, ciao Giulio, intanto grazie dell'invito. Mi fa piacere cogliere l'occasione per raccontare questo nuovo strumento dell'azione rappresentativa che è di fatto una nuova figura di azione di classe, o meglio, di azione a tutela di un interesse collettivo. Quando parliamo di interesse collettivo parliamo di un interesse distinto dall'interesse individuale, cioè l'interesse del diritto del singolo, ma parliamo di un interesse che si può dire sovraindividuale, un interesse comune a un gruppo di persone. L'azione rappresentativa rappresenta un nuovo strumento che si affianca all'azione di classe, come oggi disciplinata dal codice di procedura, e che si pone l'obiettivo di garantire a un gruppo di soggetti, e in particolar modo di consumatori, una tutela rafforzata rispetto a determinate fattispecie. Fattispecie che sono espressamente previste dalla norma, che è il decreto legislativo 28 del 2023, che ha recepito direttiva del 18-28 del 2020 e che riconosce questa tutela rafforzata a favore dei consumatori di fronte a violazioni di norme di derivazione comunitaria. Si tratta di norme carattere generale, come le norme in materia di pratiche commerciali scorrette o tutela di consumatori rispetto alla garanzia dei beni sulla vendita dei beni di consumo, o più in generale, o norme specifiche come anche le norme in materia di privacy sulla base del regolamento del GDPR, oppure in settori di turismo, trasporti, ambito finanziario e così via. È uno strumento aggiuntivo, si pone a fianco all'azione di classe ordinaria ed è uno strumento dedicato esclusivamente per i consumatori, come strumento di tutela dei loro diritti in caso di violazioni di determinate norme espressamente riviste dal decreto legislativo. Ci spieghi in parole semplici perché questo strumento potrebbe essere più, da un lato, pericoloso per le aziende e più potente per i consumatori, se lo è effettivamente, rispetto alla class action tradizionale, no? Ma guarda, sì, si tratta di uno strumento che, come ti dicevo, garantisce una tutela rafforzata per i consumatori. Cioè, nel garantire questo rafforzamento di tutela rispetto all'azione di classe ordinaria che si applica, che può essere fatta valere sia da consumatori che da non consumatori, diciamo, le principali novità che garantiscono questo rafforzamento di tutela sono nate innanzitutto dal fatto che questo tipo di azione non ha più una dimensione esclusivamente domestica, cioè non può essere proposta solo a livello nazionale da un'associazione di consumatori e degli utenti di fronte a un giudice nazionale per i consumatori italiani, ma può essere proposta da questa associazione di consumatori e utenti o anche dalle authority, anche lo stesso garante della privacy, ad esempio, per violazioni subite da consumatori italiani dei loro diritti. Di fronte a giudici non italiani, quindi potenzialmente di fronte a giudici di qualunque Stato membro dove si sia verificato una violazione simile. E al tempo stesso un'associazione di consumatori e utenti di un altro Stato membro potrebbe venire in Italia e azionare autonomamente questo tipo di iniziativa o aderire a un'iniziativa già esistente. Questo chiaramente garantisce un carattere, diciamo, trasfrontaliero della tutela e un rafforzamento delle tutele, garantendo una sorta di omogeneità di tutela a livello europeo. L'altro aspetto importante che denota e caratterizza questo tipo di azione è dato dal sistema dei rimedi rispetto di cui i consumatori possono avvalersi. Rispetto all'azione di classe ordinaria che
primariamente di natura risarcitoria, quindi ti dà diritto a ottenere lo risarcimento o un'azione di natura ripristinatoria, quindi ripristinare la situazione di partenza, questo tipo di azione può essere anche fatta valere per ottenere, ad esempio, in caso di vendita di beni di consumo, puoi ottenere la riparazione di un bene, eventualmente la sostituzione, oppure la riduzione del prezzo, il risarcimento o la risoluzione del contratto. Questo evidentemente pone, diciamo, inverte l'onere della prova e facilita il conseguimento di un provvedimento a favore. Questo è sicuramente un aspetto molto innovativo che lo contraddistingue rispetto all'azione di classe ordinaria, dove invece l'onere della prova grava principalmente su chi propone le iniziative. Questo è un Ecco, grande. Matteo, giusto per fare due esempi che mi sono subito venuti in mente nel mondo della privacy e delle tecnologie che sono più vicini a me. Il classico esempio è: succede un cyberattacco ad un'azienda che ha clienti in tutta l'Unione Europea, vengono diffusi dati oggetto del data breach, e quindi qui abbiamo l'effetto transnazionale perché ci saranno clienti un po' in tutta Europa che hanno subito un medesimo danno. In questo caso immagino che sia attivabile un'azione del genere. Stessa cosa potrebbe avvenire nel caso, per esempio, di sistemi di intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi c'è stato un provvedimento del garante italiano contro ChatGPT, ha ordinato una limitazione del trattamento dei dati per un mese in relazione ai trattamenti degli utenti italiani, ma ovviamente la stessa tecnologia è offerta in tutta l'Unione Europea, allo stesso modo, no? Sono due scenari che secondo te potrebbero essere utilizzabili in questo contesto? Assolutamente sì, perché si tratta di la classica situazione che è prevista dalla norma di violazione cross-border, cioè una violazione di un diritto. Ad esempio, vi richiamo al tuo primo esempio, quello della violazione dei dati personali in seguito a un cyberattack. Si tratta evidentemente di un'ipotesi che può essere ricondotta alle violazioni del GDPR e quindi violazioni che possono avere natura cross-border e quindi possono determinare iniziative cross-border sia in Italia o in un altro Stato membro in cui poi possono confluire gli eventuali claim, eventuali richieste di risarcimento da parte di consumatori residenti in un altro Stato membro per far valere, per ottenere eventualmente un risarcimento. Un risarcimento ai sensi dell'articolo 82, mi viene in mente l'articolo 82 di chiaramente, tutto questo poi, se ci pensiamo, diventa ancora più rilevante anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia, no? Che ha definito chiaramente i paletti per ottenere e ha specificato le modalità per ottenere un risarcimento in caso di violazione di norme del GDPR. Quindi, semplificandole e anche agevolandole, quindi cercando anche di garantire una forma di omogeneità di tutela. Chiaramente l'azione rappresentativa può essere uno strumento, o è forse lo strumento principe che può essere utilizzato proprio per ottenere una tutela cross-border di consumatori che subiscono una violazione dei loro diritti in due casi che sono citati. Tu hai menzionato la sentenza della Corte di Giustizia di qualche mese fa, in cui si è detto che la violazione di per sé non dà vita ad un'azione per danni, ma i danni devono essere, ecco, provati. Però poi tu dicevi che l'azione rappresentativa ha una caratteristica perché comporta un'inversione dell'onere della prova. Come si conciliano le due cose? La prova riguarda le fattispecie in cui tu puoi chiedere rimedi diversi da quelli risarcitori e quindi questo non è il caso dell'azione rappresentativa proposta per violazione di norme sulla privacy, perché questo, come ha detto anche la Corte di Giustizia, sono ipotesi specifiche di extracontrattuali. Il consumatore danneggiato ha comunque l'onere di provare. Non solo, come dice anche la Corte di Giustizia, non solo l'illecito, quindi la violazione, ma il danno e il nesso causale tra la condotta illecita e il danno. La Corte di Giustizia aiuta,
ha semplificato, diciamo, semplifica, diciamo, la posizione del consumatore, in questo caso se parliamo di edizione presentativa, perché, diciamo, lo solleva dall'onere di provare la gravità del pregiudizio sofferto, la gravità dell'illecito e la serietà del danno. Questo perché la Corte di Giustizia, diciamo, ha chiarito non solo il fatto che il rilascimento non scatta in automatico per semplice violazione, ma richiede evidentemente la prova del danno, ma anche altresì chiarito che non c'è un vincolo di serietà del pregiudizio deve essere soddisfatto per poter avere un risarcimento. Che se questo non è previsto dalla norma comunitaria, e quindi costituirebbe un limite all'effettività della tutela. Quindi, di fatto, questo supererebbe, questa applicazione supera anche a livello giurisprudenziale un po' l'orientamento delle corti, sia di merito che di legittimità, quindi corte di primo e secondo grado, che è quello della Cassazione, che invece subordina effettivamente il risarcimento alla dimostrazione della serietà del pregiudizio e della gravità del pregiudizio. Quindi ci potrebbe essere anche un pregiudizio che come singolo non è così elevato, però poi se lo si moltiplica per migliaia di persone che costituiscono la classe, potrebbe diventarlo. Ultima domanda, Matteo, secondo te le imprese possono fare qualcosa per ridurre il rischio di queste azioni rappresentative, azioni classe, come vogliamo chiamare, o sperare semplicemente che non succeda allora? No, sicuramente ecco, lo scenario si complica sicuramente per l'impresa, ma non è una situazione irrimediabile, cioè non è le imprese non devono semplicemente limitarsi a tenere più controllate e sperare di non essere vittime di un'azione. È importante, come ho detto in altre occasioni, l'attività di prevenzione, l'attività di diciamo di compliance preventiva. È importante che soprattutto in situazioni in cui il pregiudizio può assumere natura cross-border, quindi avere natura transfrontaliera, e soprattutto in una situazione in cui le associazioni di consumatori ormai non agiscono in maniera più diciamo indipendente e autonoma, ma in maniera coordinata a livello paneuropeo, è importante, soprattutto per le multinazionali, un approccio coordinato. Quindi le varie entity all'interno di un gruppo è importante che si coordinino per valutare preventivamente, ad esempio, quella che è la normativa più stringente in singoli paesi e cercare di adattare il loro modello di business a questa normativa, proprio per cercare di prevenire il rischio di essere poi soggetti a un'azione rappresentativa in uno Stato dove la normativa è più stringente e quindi trovarsi poi trascinati in una situazione, diciamo, di difficile gestione. Quindi la prevenzione è fondamentale ed è legata particolarmente a quella gratuità di compliance e di coordinamento della compliance anche con il legal del business. Perfetto, Matteo, sei stato utilissimo e hai dato delle indicazioni telegrafiche ma diritte al punto. Mi sa che ne sentiremo parlare tanto dell'azione rappresentativa nei prossimi anni. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori anche.